My Life Is Going On, Burak Yeter, Cecilia Kroll alle 8:24 minuti. Già annunciato, naturalmente è lunedì, non può mancare il calcio nel nostro palinsesto, quindi subito un saluto, grazie per essere con noi, a Massimo Caputi. Ciao Massimo, buongiorno. Ciao, buongiorno, buon lunedì. Buongiorno Massimo, allora vorrei parlare della Roma, ma non per i risultati, anzi per i non risultati delle ultime partite, ma l'ho già fatto prima con Fulvio e Giusi, mi piacerebbe che tu cogliessi l'occasione per fare un ritratto di Maria Sensi. Oggi ci saranno i funerali a Roma, continuo a salutare Silvia, Rosella e Cristina, le figlie di Franco e Maria Sensi, una donna che ha fatto la differenza, è stata accanto a un uomo che indubbiamente è stato ed è ed rimane il presidente della Roma, ma soprattutto una donna molto dolce, appassionata di cucina e devo dire molto amata dai tifosi romanisti. Assolutamente sì, è una donna che io ho conosciuto vicino al presidente Franco Sensi ed è proprio questa l'immagine che io ho di una donna vicino a suo marito, in quel caso presidente, una presenza costante, un supporto che veramente ha avuto, diciamo, la grande qualità era quella di essere sempre a fianco, di poter sostenere nel bene e nel male un compagno di vita e con il quale condivideva tutto, anche questa straordinaria passione per la Roma che gli è rimasta anche dopo la scomparsa di Franco Sensi, e credo che poi qui lei seguiva tutto, giornali, radio, televisioni, insomma veramente io ho un grande ricordo, la ricordo con grande affetto, ho avuto la fortuna di conoscerla quando appunto il presidente Franco Sensi era alla Roma e ha ottenuto importanti risultati anche con grandi difficoltà, perché sappiamo che vincere a Roma non è così semplice. Lo scudetto di Capello in panchina, di Francesco Totti all'apice della sua meravigliosa carriera, di Battistuta, Batigol in un'annata semplicemente indimenticabile per tutti i tifosi giallorossi, ma in generale per chi ama il calcio. Parliamo Massimo di cose non belle, ma restando limitati alle questioni tecniche, lasciamo perdere Douglas Costa perché l'inqualificabile è appunto un gesto inqualificabile. Inter e Roma, la Roma di oggi, veramente non bene, ma leggo tranquillamente gente che scrive Di Francesco rischia e anche Spalletti se non batte il Tottenham. Siamo messi così? Sì, purtroppo siamo messi così, perché quando non arrivano i risultati gli allenatori sono i primi che pagano. Diciamo che credo che la differenza... Ahia, caduta la linea, lo recuperiamo. Però l'aveva detto, aveva già detto un sì, credo di sì, ha risposto. Sì, per veramente, che peccato però dover leggere Di Francesco, io lo ammetto, un debole, guarda, per Luigi, per esempio, per il tuo allenatore, lo considero bravissimo, mi rendo conto che in questo momento non stia andando bene, i tifosi della Magica non siano soddisfatti, però insomma c'è un limite a tutto. Stavi dicendo, Massimo? Sì, stavo dicendo che gli allenatori pagano quando succedono queste cose, cioè quando ci sono grandi aspettative e i risultati non arrivano. Devo dire però che Di Francesco e Spalletti ci stanno mettendo un po' del loro a far arrivare sulle loro spalle delle responsabilità che magari non hanno in pieno. Però in questo momento io credo che ci siano delle responsabilità, perché c'è confusione in queste due squadre, anche grazie alle scelte anche inconcepibili in alcuni casi che hanno fatto. Non so, Di Francesco dopo il naufragio o comunque la bocciatura di un modulo diverso dal 4-3-3 ieri in una partita, tra parentesi, giocata meglio delle altre per certi versi dalla Roma e gestita, perché era avanti 2-0, c'è stato il cambio non solo di uomini e di modulo e la Roma è naufragata. La stessa Inter, io veramente ogni volta che leggo la formazione dell'Inter in queste prime giornate rimango un po' basito, no? Perché vedo delle scelte, adesso mi viene in mente, non so, Candreva, che sembrava che lo volessero regalare pur che non facesse parte di questo progetto, poi te lo ritrovi titolare e Politano, che è uno dei giocatori acquistati, sta in panchina, non so, Keita che fa centravanti quando sappiamo tutti che è un esterno, insomma queste sono delle responsabilità che gli allenatori hanno e che pagano perché sono quelle più evidenti, però credo anche che le società abbiano delle responsabilità, perché a mio avviso, da quello che si è visto in questo avvio di stagione,
La Roma è più debole dell'anno scorso e l'Inter non ha colmato le lacune, delle lacune che importanti. Una di queste è il vice di Icardi. Massimo Caputi, grazie per il tuo intervento di questa mattina e ti auguriamo come sempre buon lavoro, buona settimana. Grazie a voi, ciao.